Ecco, innanzitutto devo dire che grazie alla passione qui presenti di Nino Monti, Tonino Pais e poi all'arte unita all'operosità di Piero Carta, Caria, Vittorio Cacciotto e poi ancora la collaborazione di Gavino Falchi e di Michele Mura, ecco, i cantieri navali algheresi riprendono a vivere, quindi una risurrezione, e noi gioiamo per questa risurrezione. Ecco, pensando a queste, chiamiamole così, due creature, una nuova, Maddalenetta, una in fase di restauro, Antonietta, mi fa piacere che qui ci sia Don Gallo, che appartiene alla famiglia dei proprietari, ecco, si riprende a vivere. Certo, queste due barche, soprattutto quella, sono la storia del passato. Quando le barche servivano 8 secoli fa e poi per tanto tempo per la pesca del corallo, poi per la pesca in genere, poi per il trasporto, oggi soprattutto c'è una nuova destinazione. Lo sport, il divertimento, la cultura, conoscere il mare, abbandonandoci alle onde del mare, assaporando la bellezza del mare. Io mi auguro davvero che intanto questa laboriosità porti frutti, che cresca davvero l'interesse in tutti a poter conoscere e a poter stare nel mare e col mare, per studiare il mare, per conoscere il mare e anche per gareggiare. Termino prima della preghiera di benedizione ricordando San Paolo ha avuto questa frase: sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto nel nome del Signore. Parafrasando, io cambio: sia che operiate, sia che vi divertiate, fate tutto nel nome del Signore. Le barche per il lavoro, le barche per il divertimento, ma sempre tutto nel nome del Signore. È l'augurio più bello ed è l'augurio che dentro le barche ci si sente contenti e pieni di gioia. La preghiera di benedizione. O Dio, che vegli sulle sorti dell'uomo e dell'universo, tieni lontane da queste barche ogni avversità e ogni tempesta. Preserva incolumi, passeggeri, atleti, perché possano navigare felicemente e giungere al porto desiderato per Cristo nostro Signore. Amen. Padre, e dello Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a voi e tanti auguri a tutti. Facciamo il passo. No più. Eccomi. Aiuto. Andrà.